Nell'opera Nero residuo di Roberto Dédier con immagini di Laura Fortin pubblicato da Le Farfalle, la poesia affiancata appunto da queste immagini autoriali di forte impatto visivo ed emotivo, sembra incarnare una vera e propria scena del crimine di un inconscio in cui l'orrore dei fatti della vita quotidiana si unisce all'ostinazione, alla meraviglia per l'ostinazione del dettato lirico. Il corpo della donna qui presente, sia attraverso le parole, sia attraverso le immagini, è, come definito nel libro stesso, femminile ma non femminista. E interpreta quella resistenza esistenziale dell'individuo, probabilmente di ciascun individuo, alle inquietudini e alle distorsioni, quelle private, quelle individuali e naturalmente anche quelle collettive.